tutti oggi vi porto ai mercatini di Natale a Nizza. Stanno in moto. La fontana natalizia. Un parco bellissimo con tanti partigiani con varietà di piante. Grande ruota panoramica. Nella fiera vi fanno tutto un lungo controllo di sicurezza, tipo vi mettono sotto i raggi X. C'è di statuine per presepi. Altri banchi di cose per presepi. Giostre a tema natalizio. Natale, molto bello. Abbiamo dei quadretti natalizi fatti con le luci. Abbiamo la torre con lo schiaccianoci. Questa giostra per vedere il villaggio dall'alto. Villaggio del cibo. Invece di tale colati, molto ben tematizzata, tetti e Babbo Natale. Tetti. Alberi sui tetti. Siamo direttamente in Svizzera. Francia con i pesci natalizi. Qua per farvi sentire quanto è buono l'odore del cibo. Posso che tutto dove si va è tematizzato a Natale, cioè hanno messo un orso, hanno messo una slitta. Qui ci sono anche gli spettacoli. In Italia non abbiamo dei mercatini così, forse in Trentino, ma perché basta poco, non dico di fare una cosa così bella, ma basta poco per fare una cosa carina. In Trentino non sono male. Di Babbo Natale. Bambini, dei cavalli e poi c'è l'uscita. C'è ancora tutta una parte di negozi e stand che non ho ancora visto perché ho fatto il giro da un'altra parte. Sempre i fiori, tutto bello, tutto curato. No, sparsi in tutta la fiera, quindi state tranquilli, non dovete uscire. Già suonando. Però le lampadine sono ancora più belle. Abbiamo ancora altre bancarelle. Torroni, tutto gigante. All'ingresso dove ci sono altre luminarie, ma per fare la ruota panoramica. Luminarie tutte particolari. Dalla fiera ci sono
sono tutti negozi costosi, tipo c'è Rolex, c'è Hermes, c'è altri. Negozi tutti addobbati. Vetrina di Louis Vuitton. Giro per Nizza. Francia, al McDonald's non ci vai. Vegetta, non sono vegetta. Si è mangiato benissimo al McDonald's, ma si riparte verso il lungomare. Negozio molto interessante. Tutte le bacchette, le robe. Bellissime bacchette venenose. Poi alla fine se il pistoletto andrò a caffè. Tutti uguali, stampano solo Barcellona, Nizza e Parigi, quindi cambia solo la località. Consiglio di venire, soprattutto in periodo natalizio, ma anche non, perché nel periodo natalizio non fa freddo, tipo in Italia, al nord, che si gela qua. Cioè, ho la giacca, ma potrei anche non avere. Spettacolo natalizio in Francia. Sono tutti i negozi. Centro commerciale. Sono andato a fare la strada. Bella, no, non so che cosa stanno facendo. Parata natalizia contento di carro fatto da professionisti, tutto bellissimo.
Panoramica.
lontane, luminose. Vicino c'è anche un paese tutto con i presepi, con 700 presepi sparsi. Questo è un paese un po' in collina, ancora a 34 km, no, 34 minuti da qui in macchina. Lo so perché ci sono delle gite di pullman che vengono sia qui e poi vanno là. È già molto bello e va benissimo. Soprattutto con delle proiezioni. Palme illuminate e il lungomare, un natalizio di così. Tra l'altro ho passato i controlli di sicurezza, come già detto è gratuito, e così ce lo vediamo anche di notte. Viaggio natalizio bellissimo. L'edificio stanno bruciando tanto di quei fuochi. Le luminarie che stamattina non erano illuminate. Sono stati ottimi e io ci tengo personalmente a farvi gli auguri di buone feste, buon Natale, buon anno, e vi ringrazio anche di essere stati in questo anno con me, con le mie produzioni, e quindi ci vediamo con prossimi nuovi video. Grazie a tutti e quindi iscrivetevi al canale così non vi perdete i video. Adesso arrivano ancora altri video sulla Grecia, altri contenuti, altre uncover, altre recensioni, e quindi ciao a tutti. See?